si è acceso il Natale della Pedemontana e lo spettacolo è di quelli da restare a bocca aperta. Iniziamo il nostro tour delle meraviglie da Asiago, che ha illuminato l'altopiano con fuochi e l'immancabile abete in piazza. Scendendo di quota, andiamo a Tezze sul Brenta, dove il conto alla rovescia per l'accensione dell'albero è stato scandito dai canti di una vera e propria folla di bambini. Piazza della Vittoria ha fatto registrare il sold out, stracolma di vero spirito natalizio. Poco distante, ecco il Natale di Rossano Veneto, luminarie accese, ma in paese l'appuntamento clou è domenica 10 dicembre con Natale in Villa e Arte in Via. Villa Caffo ospita per tutta la giornata eventi, espositori e laboratori, mentre dalle 15 alle 18 si potrà assistere alla rappresentazione dal vivo di Vita e Mestieri di una volta in un vero e proprio museo a cielo aperto. Marostica, con la sua pista di pattinaggio e la maestosità del castello e delle mura illuminate, si appresta a ospitare un ricchissimo calendario di eventi in centro e nelle frazioni. Rosà ha festeggiato l'Immacolata con Natale in piazza, una giornata che ha riempito il paese di turisti e di cittadini da tutto il bassanese per assistere al mercatino, all'arrivo di Babbo Natale, al concerto di campane con la salita in campanile e poi allo spettacolo di luci allestito da Proloco e amministrazione. Chiudiamo con Cartigliano. Centinaia le persone che hanno prima partecipato alla tradizionale fiaccolata con tantissimi bambini che hanno portato la luce fino in Villa Morosini Cappello. E qui, tra le luminarie e l'abete di Natale, la vista è di quelle mozzafiato, con spettacolo pirotecnico finale e appuntamento domenica 17 e 24 dicembre con Natale in Villa.